Voilà. Allora, benvenute, benvenute tutti, tutti quanti a questo nuovo episodio di Posthumans con grandi new entry nella discussione. Innanzitutto, vabbè, il mio nome è Francesca Ferrando, grazie mille per esservi collegate e collegati. Sono anche molto felice di introdurre Orsola Rignani, che è la cofondatrice della Rete Italiana Postumana, insieme a Stefano Rozzoni e molte altre persone che da anni si occupano di postumano in Italia. Orsola anche è filosofa e professoressa di filosofia all'Università di Parma. Quindi Orsola, innanzitutto grazie mille non solo per tutto il lavoro che stai facendo con la Rete Italiana Postumana, ma anche per essere co-host di questo speciale episodio di Posthumans. Grazie mille Orsola. Grazie, grazie tantissimo Francesca, grazie per tutto il lavoro che stai facendo insieme a, sei sempre stato il motore di questi incontri e di queste iniziative e sono molto contenta di essere qui con voi per questa bella intervista che oggi facciamo a Giacomo Colomba su Auroville, che è una nuovissima comunità molto interessante, molto importante, però poi ce ne parlerà appunto Giacomo. A te, Francesca. Esatto, e anche da dire che Orsola non è solo nostra co-host, ma è anche stata una guest di questa serie di Posthumans. E quindi consiglio a tutte e tutti di guardare i tre episodi di Orsola Rignani sul Posthuman e su Michel Serre. Infatti Orsola è una grande esperta del filosofo francese che ha portato moltissime tematiche che poi sono state sviluppate dal postumanesimo. Quindi con questa grande introduzione sono veramente non solo felice, ma veramente grandemente onorata di introdurre Giacomo Colomba. Giacomo Colomba è ora vi dico anche la biografia, però volevo anche spiegarvi che da vari anni io sono in contatto con Giacomo per una visione molto interessante del postumanesimo, che non è solo una visione teoretica, non è solo una visione accademica, ma è una visione di vita, di prassi, che ha a che fare con tutto ciò che facciamo, non solo con ciò che scriviamo. E questo io quello che definisco anche come postumanesimo esistenziale. Quindi Giacomo ci offrirà tantissimi spunti per il postumanesimo esistenziale, che io credo che dopo la pandemia Covid sia forse uno degli unici modi in cui approcciare il postumano. Quindi non sono più abbastanza le parole, devono diventare prassi e fatti. Allora, ok, quindi io sono adesso molto felice di poter leggere la biografia di Giacomo, perché Giacomo ha una biografia molto interessante che ha a che fare proprio con quello che dicevamo, il realizzare le proprie idee, le proprie visioni, non solo appunto attraverso spunti artistici, filosofici, di scrittura, ma nella propria vita. Infatti Giacomo è innanzitutto vabbè, traduttore, saggista, poeta, articolista, ricercatore indipendente nei campi di yoga integrale, filosofia posthuman e psiconautica. Tra l'altro, appunto, Giacomo non solo condivide questi modelli nella sua vita, ma è anche un autore di vari libri. Ve ne leggo alcuni titoli in quanto sono molto interessanti su queste tematiche, molto dettagliati. Le sette tetradi dello yoga integrale, Devi, viaggio tra gli avatar femminili del passato e del futuro. E su questo io avrò parecchie domande da fare a Giacomo anche sulla mitologia postumana. La yoga integrale, i 12 archetipi, altre tematiche affascinanti e importanti, e Senhali, doni oscuri. Vi dicevo appunto che Giacomo ha questo aspetto molto interessante, in quanto appunto Giacomo non solo scrive su queste tematiche, ma li applica nella propria vita, cosa che non tutte e tutti facciamo nel campo del posthuman. Infatti Giacomo, proprio anche a livello di vita propria, abbandona gli studi accademici a 15 anni, per mettersi in viaggio, un viaggio che lo porterà in Europa, in Africa, in Asia e soprattutto in India, dove da anni lavora e della quale ha una profonda conoscenza. Risiede attualmente nella città di Auroville, dove da tempo porta avanti il proprio servizio e le proprie ricerche. Con Giacomo approfondiremo l'esperienza di Auroville come un luogo, un tentativo pratico e collettivo di vita posthuman e ovviamente anche il collegamento tra lo yoga integrale e il postumano. Giacomo, grazie mille della tua presenza, grazie mille del tuo lavoro e per esserti connesso oggi nella tua serata, che per noi è un pomeriggio. Giacomo, benvenuto nella serie Posthumans. Grazie a voi, è un grande privilegio, è un grande privilegio.
Giacomo, allora noi appunto oggi abbiamo il privilegio di avere anche due host, quindi magari possiamo iniziare con un dialogo, un plurilogo tra tutti e tre, tutte e tre. Io inizio con la prima domanda, poi ti farà la prossima sì. Orsola. E la prima domanda ovviamente che vorrei porti in quanto esperto, quali sono i collegamenti, forse anche quali sono le differenze tra un approccio di yoga integrale e un approccio post-human? Nello yoga integrale, in genere si fa riferimento a Sri Aurobindo, che è la persona che ha dato vita a questo termine, che poi è stato ripreso da molte altre persone. E la punchline di Sri Aurobindo, la frase veramente che lo identifica, è: l'essere umano è un essere di transizione. Questo è stato il perno centrale di tutta la sua filosofia, la sua visione e la sua esperienza. Quindi tutto il suo yoga si basa su questo assunto. Ora, transizione da cosa a cosa, questo è quello che cerca di stabilire lo yoga integrale, e più che stabilire una risposta, apre veramente, non arriva mai a una conclusione, ma anzi a tantissimi nuovi inizi. E quindi questo particolare aspetto evolutivo e transitorio non si trova in molti altri yoga, perché non è uno yoga che punta alla salvezza, alla liberazione, nel permanente, in ciò che non muta, ma anzi affonde le radici nella mutabilità, solo che diventa una mutabilità cosciente, per cui non è sufficiente sviluppare la consapevolezza che esiste un'evoluzione, ma il diventarne consapevole ed eventualmente sedersi in postazione di guida e decidere verso cosa evolversi. Quindi questo è, diciamo, il primo punto di convergenza molto importante fra le due discipline. L'altro punto di convergenza che per me è fondamentale è il ruolo del concetto di immortalità nello yoga integrale, che in molti altri yoga viene considerato, se si prende in considerazione i vecchi yoga che puntano alla liberazione dell'anima e quindi a lasciare il corpo, perché il corpo è semplicemente un oggetto illusorio, transitorio, di imperfetto, non perfettibile, allora non ha senso l'immortalità del fisico, ma solo quella dello spirito. Mentre Sri Aurobindo apre le possibilità di una completa immersione dello spirito nel corpo e della possibilità di manifestare le qualità dello spirito, della mente e della vita nelle cellule, inclusa l'immortalità. Beh, su questa tematica, e poi passo la parola a Orsola, io a questo punto ho una domanda che trascende un pochino da quello che ce l'hanno detti, ma quindi cosa ne pensi tu di tutti questi aspetti più transumanisti, tipo la crionica, le biotecnologie legate proprio a un'estensione radicale della vita? Come le pensi in relazione appunto allo yoga integrale e magari un passare un po' troppo l'equilibrio sull'aspetto corporale, oppure ci sta in tutto sommato anche una tensione a una vita radicalmente più lunga di quello che abbiamo visto, insomma, negli ultimi 2000 anni di vita biologica umana? Per me quello che è interessante è questo istinto, questo desiderio, questo istinto dell'essere umano, ma non solo nell'essere umano, in tutte le forme di vita, nella materia, in tutte le forme, di tendenza a ricercare una qualche forma di estensione della vita, una forma di immortalità. Immortalità anche artistica, l'artista vuole che la sua opera trascenda la sua vita materiale. Quindi io personalmente do il benvenuto a qualsiasi forma di ricerca, però abbiamo parlato prima di evoluzione, alla fine l'evoluzione sceglie le forme più adatte e quindi non sappiamo, è bello, io vivo volentieri in questa forma di mistero, avventura e incertezza. Senza sapere se sarà per via tecnologica, per via occulta, per via yogica, per via non si sa per quale via, ma di sicuro tutto tende verso questa ricerca dell'immortalità. Fantastico, Giacomo, grazie mille. Ovviamente andrei avanti ore e ore e ore, se non giornate, mesi, anni, andare a parlare insieme, ma so che Orsola ha delle domande molto interessanti da farti, quindi passa la parola a Orsola Lignani.
Grazie mille Francesca, sono molto contenta anch'io di poter sentire questi spunti veramente interessantissimi. Allora, io avrei una domanda forse ancora un po' filosofica da un certo punto di vista. Tu hai parlato di questo essere in transizione, dell'idea del superamento dell'uomo, no? Per diciamo affinità mi viene in mente l'idea dell'oltreuomo nicciano. C'è qualche, secondo te, nella filosofia dello yoga integrale, nella tua insomma fede, diciamo, e interesse speculativo, un'affinità con questo oppure no? Oppure sono due cose completamente diverse? Ci sono delle differenze, però anche in questo caso è interessante vedere che nello stesso periodo storico idee simili venivano sviluppate in diverse aree del mondo, perché su per giù Nietzsche e Scherovindo comunque erano contemporanei, e quindi è lo stesso discorso che cercavo di fare prima. Quando un istinto subconscio nasce nella coscienza umana collettiva, prende varie forme, io vedo nell'essere sopramentale, come viene definito da Scherovindo, però lui ha detto più volte che probabilmente verranno trovati nomi migliori, ha lasciato a noi posteri questo arduo compito, e lui si è limitato a definirlo essere sopramentale, almeno questa è la traduzione migliore che abbiamo fatto in Italia. Trovo delle differenze con l'oltreuomo nicciano, ma moltissime convergenze. L'indirizzo è veramente simile, sì. Grazie mille. Grazie Giacomo. Prego Francesca, fai pure tu domande. Diciamo che appunto forse se vogliamo, ovviamente l'aspetto filosofico potrebbe andare avanti di nuovo per altro tempo, ma dato che Giacomo appunto ha questo aspetto anche molto interessante della prassi, e dato che proprio in questi giorni abbiamo deciso con la rete italiana che quest'anno la tematica sarà la prassi relazionale postumana, quindi davvero un mettere in pratica ciò che abbiamo sviluppato molto bene nella teoria. Allora, su questo Giacomo ha tantissimo da dirci, quindi vorrei, Giacomo, se tu magari ci puoi raccontare un pochino di Auroville, di questo esperimento molto interessante, collettivo, anche magari spiegando che cos'è, perché so che molte persone che stanno seguendo Posthumans magari non sono a consapevolezza di questa bellissima città, sotto molti punti di vista proprio postumana, che è in realtà sulla terra indiana, ma è una città che va oltre qualsiasi nazione. Quindi Giacomo, se ci vuoi raccontare un pochino questo, e anche magari cosa pensi che possano essere gli spunti per una prassi, come dicevi tu, collettiva, ma anche individuale, pluralistica, di vita postumana. Benissimo, dunque, Auroville è una città nata circa 50 anni fa, nel 68, sotto l'egida dell'UNESCO, per una visione di una figura, Miral Fassa, chiamata la madre nell'ambito dello yoga di Scherovindo, però lei si è ispirata ovviamente all'esperienza e ai testi di Scherovindo. Io mi ricordo nei suoi scritti, lei parlava del fatto che mentre faceva la sua disciplina interiore, la disciplina evolutiva, lei si chiedeva perché non è possibile creare un posto dove questi tentativi di creare un essere nuovo sono facilitati, perché portare avanti questa disciplina nella vita comune è terribilmente difficile. Quindi sarebbe bello avere non un monastero o un ashram dove ci sono delle regole e solamente un tipo di persone portano avanti questo, ma semplicemente persone che hanno la stessa aspirazione, anche se hanno nature completamente diverse, visioni completamente diverse, ma creare una massa critica di persone che vogliono veramente un mondo nuovo, che non si basi più sui vecchi dualismi e le vecchie gerarchie dell'antichità. Piano piano si creò prima un ashram, dove il messaggio di Scherovindo si è consolidato, dopodiché la madre ha sentito che era tempo veramente di espandere, di creare una massa critica ancora maggiore e di avere un'interconnessione con il resto del mondo e un'influenza reciproca. Essere aperti al mondo e condividere queste scoperte, questo cammino con il resto del mondo. Così nasce Auroville. Auroville nasce con una pianificazione ben specifica, che
ha preso per adesso 50 anni per essere applicata ed ancora non è applicata del tutto. Aure vede ancora un laboratorio e non è stata manifestata completamente. E se uno guarda anche a livello proprio di piano regolatore, di disegno, di pianificazione Aurovi, si rende conto che la forma spirale è la stessa forma del cosmo, è la stessa forma di una cellula ed è divisa in varie aree che sono simbolicamente ma anche proprio esperienzialmente aree di ricerca di un modo nuovo di vivere. Sono area residenziale, area culturale, area internazionale e area industriale. Apparentemente hanno nomi molto pratici. Uno si immagina che l'area residenziale è semplicemente dove le persone vanno a vivere. In realtà è l'area dove si sperimentano nuove forme di relazione, nuove forme di famiglia, non più basata sui retaggi di maschio, femmina, padre, madre, moglie, marito. È l'area dove veramente si sperimentano, spesso anche con fallimenti, è proprio il bello della sperimentazione, nuove forme espressive per creare l'archetipo del gruppo familiare, l'archetipo del gruppo, l'archetipo della comunità. L'area internazionale è un'area che apparentemente sembra un expo dove ogni nazione crea il proprio padiglione, però ci si aspetta che le nazioni, perché Auroville è un posto dove non esistono nazionalità. Quando uno viene ad Auroville si lascia alle spalle la propria nazionalità. Uno non è più italiano, non è più francese, non è più indiano. Non ci sono partiti politici e non ci sono religioni. A livello individuale uno può praticarle, ma a livello collettivo queste cose fanno parte del passato. Perché sono cose che tendono a dividere. Quindi l'area internazionale è l'area dove le nazioni possono offrire quello che noi chiamiamo qua il loro genio, cioè la parte immortale della loro cultura che loro hanno espresso ma appartiene a tutta l'umanità, quindi nessun sciovinismo, nessun nazionalismo, e quest'area permette anche delle interconnessioni fra Auroville, perché Auroville deve prendere il meglio da fuori, integrarlo e metterlo a disposizione per i tentativi evolutivi. L'area culturale invece è l'area dove si costruisce una nuova cultura, il rinascimento basato su queste nuove persone che nascono qua e non hanno una nazionalità, non hanno una religione, non hanno un orientamento politico, vedono mille possibilità di crearci una famiglia, di creare connessioni. Non esiste un reddito, non esiste, i soldi per vivere, io per esempio questo appartamento mi è stato dato gratuitamente, e i soldi che ricevo mensilmente non sono in relazione al lavoro che faccio. Il lavoro è un mezzo di espressione della propria interiorità, non è un mezzo di sopravvivenza qua ad Auroville. Per cui un architetto, un musicista, uno spazzino, un cuoco prendono esattamente lo stesso salario. In questo modo non c'è arrivismo, non c'è carrierismo. I ragazzi specialmente non si buttano a studiare materie per professioni che danno molti soldi, ma quando poi tutto viene provveduto, tutte le necessità sono semplicemente, la gente se ne prende cura per te, allora non hai più bisogno di pensare di collegare lavoro e soldi. E poi c'è l'area industriale, che è esattamente l'area dove si esplora una nuova economia basata su una prosperità collettiva. E qui ci sarebbe veramente molto da dire, perché le radici delle vecchie economie, dei vecchi sistemi, dei vecchi ismi sono veramente radicati fino nel corpo, fino nelle reazioni istintive del corpo. Qui ce ne rendiamo veramente conto. Auroville ha una costituzione molto breve, nella quale dà il benvenuto a tutte le persone di buona volontà. Auroville non appartiene a nessuno in particolare, ma all'umanità nel suo insieme, quindi non appartiene neanche all'India che ci ospita, benché noi ne rispettiamo le leggi. E non c'è proprietà privata, quindi io per esempio vivo in questa casa, ma se avessi bisogno di una casa più grande, se avessi dei figli, eccetera, posso semplicemente scambiarla con un'altra persona che ha bisogno di venire qua. E se ho voglia di vivere nella foresta posso andare a vivere, chiedere il permesso di andare a vivere più nella natura e rinunciare a questo appartamento. Se è tutto
è tutto basato sui bisogni del momento. Quindi, ed è molto bello perché io vengo da un paese, l'Italia, dove quando dovevo trasferirmi dovevo prima pensare a vendere casa, al valore della casa, alla svalutazione, alla valutazione. Sono tutte cose che allontanano dalla propria essenza. Veramente catturati in questa periferia esistenziale di questi meccanismi che hanno senso solo in quel contesto, non sono universali. Quindi qui le cose si riducono a una semplicità tale che vale per tutti, vale per persone di tutti i generi, di tutte le età, di tutte le nazioni di origine. Questa diventa la base per l'unità umana. L'unità umana che non richiede nessuna forma di gerarchia, nessuna forma di dualismo per funzionare e sfunzionare allo stesso tempo. Wow, allora, ovviamente qua è molto difficile starne 20 minuti perché si aprono tantissime spunti, bellissime, bellissime, veramente le suggestioni che ci hai dato, Giacomo, di grande, grande importanza per la prassi postumana. Io avrei una proposta da fare sia a Giacomo che Orsola. Che ne dite se chiudiamo qua il primo incontro con Giacomo, ma ovviamente non è abbastanza perché con Giacomo davvero possiamo fare interi episodi di giorni e giorni di discussione, quindi facciamo un secondo episodio specificamente sulla prassi postumana. Che ne dite? Andiamo? Allora, salutiamo qua le nostre persone che ci stanno seguendo. Questi sono solo degli spunti. Se volete capire più nel dettaglio quanto Auroville davvero ci dà per riflettere su come vivere in modo postumano, potete guardare il secondo episodio con Giacomo Colomba e Orsola Rignani, intitolato proprio Prassi postumana. Allora, tra pochissimo, e grazie a tutti e tutti per la vostra presenza. Grazie Giacomo, grazie Orsola. Grazie a voi. Grazie.